fidati. Sono Stefano Bona, lavoro in fabbrica, faccio l'operaio, quindi è chiaro che gioco forza. Le mie considerazioni partono dall'esperienza che ho fatto in fabbrica, ma io credo che le cose che ho sentito sono interessanti e condivisibili per la gran parte. Però credo che dobbiamo tutti fare uno sforzo di contestualizzare il momento. Cioè, la discussione che stiamo aprendo, che è una discussione importante e fondamentale per il futuro non solo del nostro territorio, oso dire anche della nazione, è una discussione, secondo me, che è figlia della situazione economica, cioè della crisi drammatica che il Paese, che il mondo e che l'Europa sta vivendo, ha vissuto e sta vivendo. E credo che, per quello che riguarda i termini del lavoro, dobbiamo per forza partire da quelli che sono i dati reali, cioè il contesto. Il lavoro in questo Paese sta subendo un attacco frontale mai conosciuto negli anni. Tutte le conquiste dei lavoratori stanno per essere tolte, stanno per essere abolite, perché abbiamo ormai un governo dell'economia che non è più un governo dei singoli stati, delle singole nazioni, ma è un governo della cosiddetta troica. Se voi avete, credo tutti, letto la lettera della BCE dell'altro giorno, che è stata pubblicata, la famosa lettera del governo italiano, lì c'è il programma che tutti gli stati dovrebbero adottare per uscire dalla crisi economica. E sul capitolo lavoro ci sono delle cose che sono da lacrime e sangue per i lavoratori, perché lì c'è scritto: dovete licenziare i lavoratori pubblici, dovete eliminare il contratto nazionale di lavoro, dovete dare la massima flessibilità alle aziende di licenziare i lavoratori, tutta la contrattazione deve diventare aziendale sul modello Marchionne, Pomigliano e quant'altro, e quindi tutte le dinamiche del lavoro devono essere assoggettate all'azienda e non più ai lavoratori. I lavoratori non hanno più voce in capitolo, il sindacato deve essere abolito, quel sindacato che ancora esiste nel paese, perché qualcosa è già stato assoggettato ai poteri, qualcosa invece sta ancora resistendo. E questa è la linea che è stata dettata. E per quello che riguarda poi invece i beni comuni, la linea è quella: bisogna liberalizzare, bisogna privatizzare, e questa è. Allora noi dobbiamo, credo, muoverci rispetto anche a queste dinamiche. Cioè l'uscita dalla crisi è un'uscita ultraliberista, la stessa idea che ci ha portato nella crisi viene riproposta pari pari. E quindi credo che noi dobbiamo partire da questo. C'è un'emergenza e credo che questo sia il momento, più che delle discussioni, delle elaborazioni che sono importanti, sia il momento dell'opposizione. Quindi credo che il momento del 15 sia fondamentale per andare in piazza e dire: noi non siamo d'accordo con questa idea di uscita dalla crisi, noi abbiamo idee diverse, completamente opposte rispetto a queste. E credo che poi, una volta che però saremo riusciti a costruire un grande movimento di opposizione a questo, allora sì, potremmo dar vita a una fase propositiva. Però questo è un momento di grandi manifestazioni di piazza, secondo me, di opposizione proprio sociale al modello. Perché se invece il modello passa, non avremo, secondo me, neppure più gli spazi democratici per fare, per elaborare qualcosa di tutti quanti insieme. Le cose che ho sentito io le condivido completamente, però credo che questo sia un momento di emergenza, di emergenza democratica nel paese, e credo che tutti dovremmo ricompattarci su questo. Spero che questa sera sia tutta presente al 15 in piazza, perché questi movimenti che noi stiamo cominciando con queste manifestazioni a creare sono poi anche disseminati nei diversi stati europei e mondiali, e le manifestazioni a Wall Street dell'altro giorno sono un senso di questo sentimento comune delle persone che sono state colpite dalla crisi, che dall'uscita dalla crisi saranno quelle ancora più colpite, che vogliono reagire a questo. Poi, per quanto riguarda invece poi il resto, io credo che le cose siano, insomma, chiare a tutti, che noi come cittadini dobbiamo riapproparci della politica nel senso più alto. Io credo che, per esempio, tutto il dibattito degli ultimi giorni in provincia sull'autonomia sia stucchevole. Insomma, noi non abbiamo bisogno di autonomia, abbiamo bisogno di scelte condivise, abbiamo bisogno che tutti i cittadini di questa provincia, ma più in generale della nazione, siano coinvolti nelle scelte strategiche del paese. È chiaro che ci vuole un altro sviluppo, lo sappiamo tutti, le cose che diceva Agnoli prima sono assolutamente vere e sono, dal punto di vista, io parlo anche dal punto di vista sindacale, saranno frutto di un grande dibattito tra di noi. È chiaro che quando lui dice non esiste più la produzione primaria, secondaria, terziaria, io in parte non sono d'accordo con lui e spero invece che esistino ancora anche quel tipo di produzione, però è anche tanto vero che le scelte, per esempio quella fatta a Porto Tolle di riconvertire la centrale a carbone, è una scelta sbagliata che io non condivido, anche se il sindacato da qualche parte la porta, e saremo nel prossimo futuro anche lì a discutere di questo con quei lavoratori che giustamente difendono un nuovo posto di lavoro. Quindi le dinamiche, cioè il dibattito è ampio, però io credo che questo sia il momento di reagire a queste imposizioni che ci vengono da qualcuno chiama il finance capitalismo, no?
A questo dobbiamo reagire immediatamente, cioè a questo momento di mobilitarci, poi ci sarà anche il momento per elaborare proposte che sicuramente tutti quanti abbiamo, quando Benedetto dice andava meglio quando qualcuno mi ha detto sulla questione dell'acqua, l'acquedotto di Feltre funzionava meglio quando c'erano i fontanieri che quando c'era la gestione prima, e questo è assolutamente vero, cioè abbiamo veramente delle conoscenze popolari che possono essere riattivate e rimesse in circolo, e credo che avremo un futuro rispetto a questo. Grazie.